a tutti in questo nuovo video di Tommaso. Oggi parleremo di come si scrive una lettera e anche che cosa serve. Diciamo che la lettera era l'antenata delle mail o anche la discendente. La lettera serve per scrivere informazioni sul lavoro o per scrivere come sta una persona. Insomma, si usa per scambiarsi informazioni. Naturalmente abbiamo tanti mezzi di comunicazione come il telefono, la TV e la radio, ma la lettera ha un pregio in più perché consente di conservare un ricordo o un documento in base all'uso per la quale è stata scritta. Innanzitutto, che cosa serve per scrivere una lettera? La carta è un materiale creato dall'uomo con fibre vegetali macerate e impastate. La carta è un'invenzione che risale all'antico Egitto. Secondo, per scrivere, attenzione a non digitare, una lettera serve uno strumento che con l'inchiostro, un liquido scuro composto da coloranti e altre composizioni chimiche, lascia un tratto colorato sul foglio, lo strumento è chiamato penna. Busta. Dopo aver scritto la lettera, occorre imbustarla, cioè piegarla all'interno di un involucro anch'esso di carta che proteggerà sia la privacy di quello che abbiamo scritto, sia la lettera stessa da possibili danneggiamenti dovuti alla spedizione. Francobollo. Adesso questo francobollo ve l'ho stampato più in grande per farvelo vedere meglio. Il francobollo è un foglietto che si applica sulla busta e conferma il pagamento del servizio di spedizione, una tassa che si paga in base alla distanza, al peso della busta o alla velocità di consegna della busta. L'indirizzo. L'indirizzo di spedizione corrisponde alla località dove deve essere consegnata la busta, cioè non è come l'indirizzo email che corrisponde all'indirizzo digitale che si può recuperare in qualsiasi luogo ci troviamo, basta avere uno smartphone o un computer, ma l'indirizzo di residenza di lavoro. La busta deve indicare nome e cognome, via o piazza, numero civico, codice postale, città e nazione. Questi sono i materiali che servono per confezionare la lettera. Poi, una volta scritta, si porterà all'ufficio postale che si occuperà della spedizione vera e propria, cioè un addetto alle consegne porterà di persona la busta all'indirizzo segnato. Ora parliamo di come si scrive una lettera. Si comincia scrivendo l'intestazione a sinistra, cioè in base a chi è indirizzata la lettera si userà il giusto titolo. Esempio, se scrivo a una persona che non conosco personalmente, uso gentile o gentilissimo. La data e il luogo si scrivono in alto a destra. A questo punto si inizia a descrivere o a raccontare il motivo per il quale si scrive. Se è una lettera formale, si introduce scrivendo un oggetto con il motivo principale. Di seguito c'è il testo. Infine si firma dopo aver scritto i ringraziamenti e i saluti. Se scrivo ad un amico è più semplice perché non servono i termini tecnici della lettera formale, ma un semplice caro amico. E di seguito il testo. E infine con i saluti e la firma. E infine, se si vuole aggiungere una dimenticanza, si scrive PS e il testo. Con questo ho concluso, grazie per avermi seguito.